Don't like you, she likes everyone. And I never like to admit that out. Ciao! Benvenuti sul mio canale, io sono Gianina. Oggi faremo un Q&A. Ho chiesto su Instagram di farmi delle domande. Sono state più ragazze rumene, però non fa niente, risponderò anche in italiano. Così magari se a qualcuno c'è un dubbio, se è sulla dieta, su altre cose, vediamo che quali sono state le domande. Prima di iniziare con le domande, vi invito a vedere il video di Rimini Wellness. È stata una figata, raga. Mi è piaciuto così tanto. Peccato che non ho avuto modo di fare i corsi, di interagire di più, perché ero con mio ragazzo e lui non ama molto questo mondo, quindi siamo stati un po' così fuitini. E un'altra cosa che vi volevo dire, allora, prima di iniziare con le domande, vi volevo dire una cosa. Siccome lo sto facendo per lavoro, il fatto di seguire persone nell'educazione alimentare, e davvero, raga, ricevo non 2-3 domande al giorno, ma ne ricevo a decine. Guardate, questo è il mio Instagram, guardate le domande che ricevo ogni giorno su Instagram per quanto riguarda la dieta. Quindi per me diventa molto difficile, quindi ho deciso di fare, naturalmente rispondo comunque alle cose così che posso rispondere. Adesso ho due piani: un piano alimentare personalizzato sempre al costo di $19,90 per chi non vuole essere seguito, vuole solo la dieta, ma sarà una dieta comunque adatta a quella persona in base alle... Il secondo piano è il piano personalizzato insieme al sostegno mio, che mese per mese oppure un mese, quello che volete, non c'è un limite. Io vi starò vicino con il mio numero di telefono, potete scrivermi ogni giorno, ogni pasto, chiedermi posso mangiarlo, non posso mangiarlo, oppure su qualsiasi domanda inerente al vostro percorso di dimagrimento. E questo ha il costo di $39,90 al mese. Chi vuole essere seguito, trovate in info box i dati, la mia email che è dieta.giannina@gmail.com, e lì potrete scrivermi e io se posso vi aiuto volentieri. Adesso andiamo alle domande delle ragazze. Ok. Eccolo. Allora, la prima domanda, che è di Larissa: come ti vedi tra 10 anni? Oddio, tra 10 anni come mi vedo, ragazzi? Ce ne ho 40, tra 10 anni sarò una vecchia. Come mi devo dire? Magari sarò piena di botox, di acido, con due gomoni così, tutta tirata. Aumenterò tutte le luci in questa casa, diventerà lo studio di Barbara D'Urso, pur di non farvi vedere le mie rughe. Oggi ho cambiato postazione, sono vicino alla finestra. Poi... come ti vedi tra 10 anni, facendo YouTube o altro? No, assolutamente farò anche YouTube sempre. Non mi leverò dalle palle così facilmente, perché io amo fare YouTube. Daria, quanto vuoi dimagrire? Allora, il fatto di quanto vuoi dimagrire a me, per me non vale, perché io non ho una meta precisa. Cioè, io voglio dimagrire finché non sto bene con me stessa, che saranno 70 kg, 60 o 50, questo non importa, perché io voglio veramente vedermi bella e potermi mettere quello che voglio io, come voglio io, quando dico io. Per me quindi non è importante il numero, ma la visione di me stessa e stare bene con me stessa, ecco.
Quante volte vai in Romania? Io in Romania non ci vado mai. Io vivo in Italia da 20 anni. Prima, all'inizio, nei primi anni, andavo tantissimo a casa. L'ultima volta sono stata quest'anno, però prima di quest'anno ero andata 8 anni prima, quindi non sono una che va tanto spesso a casa. As, come resisti alla fame? Perché io tengo una dieta da un mese e sento di morire. Allora, all'inizio anche io sentivo di morire, perché comunque ancora non conoscevo bene il mio corpo, non capivo tante cose, e studiando tantissimo ho scoperto che ci sono degli alimenti che nel momento in cui mi sto a morire di fame posso consumarli senza ingrassare. Farò un video in cui vi spiegherò questo segreto. Quindi, come resisto alla fame? Quando ho fame mi mangio una mela, ecco, vi ho dato un'anticipazione. Ci sono dei applausi, inglese, Oslo Job. Gabriella, cosa dovresti mangiare e cosa no per dimagrire? Allora, dovresti mangiare tutto in quantità moderate. Non si dovrebbe mangiare, parliamo del dimagrimento comunque, ma anche di una dieta sana, mangiare fritto, non si dovrebbe mangiare lo zucchero bianco, i grassi animali eccessivamente, perché sono grassi saturi, bla bla, sempre questa filastrocca che ve la dico sempre, e si attaccano sulle arterie e ci ammaliamo di cuore, ipertensione, bla bla bla. Farò un video in cui vi spiegherò che a volte possiamo anche fare patate fritte in un determinato modo in cui non aumentiamo così tanto le calorie, dai. Mary Lau, amore! Amore mio, mi ha fatto una domanda. E mi ha chiesto, vi lascerò a parte che c'è sempre il suo canale nell'info box, perché fa parte della mia crew delle malefiche, e c'è il link nell'info box del suo canale come sempre. Mi raccomando, seguitela anche su Musical.ly, perché lì è una tipa molto conosciuta, molto seguita da tante persone, credo che abbia sui 13.000 followers. Ma mi raccomando, iscrivetevi anche al canale YouTube. Mi chiede se mi piace lo stile Tumblr. Adoro lo stile adoro lo stile Tumblr, adoro le treccine, adoro i moccassini, adoro il nero, vabbè, sono un po' più anche io Tumblr a volte, anche se l'età non è che me lo permette sempre di poterlo essere, ma forse non era l'età, forse era il peso che non mi permetteva di essere troppo Tumblr, chissà, vabbè. Heike è la vincitrice dell'anno scorso di Next Face Award Romania, è una ragazza che io seguo nel dimagrimento, ha già perso 5 kg in nemmeno 10 giorni, e mi chiede, è una tipa molto figa questa, fa dei trucchi allucinanti. Comincia il telefono a suonare perché le ragazze cominciano a mandare messaggi con cosa mangiano. Allora, Heike mi chiede di dove sei, dalla Romania. Sono di Bucarest, sono nata e cresciuta a Bucarest. E poi mi chiede qual è il tuo sogno più grande. Il mio sogno più grande naturalmente è quello di vedere i miei figli grandi, sani, realizzati, in salute. E questo, poi naturalmente come tutto il mondo, come gli esseri umani, ho dei piccoli sogni tipo così cavolate, no? Ma magari che ne so, una casa col giardino. Un grande sogno mio è quello di aiutare più persone possibile a vivere quello che ho vissuto, che vivo io,
nel stare bene con me stessa, nell'essere dimagrita, nell'essere sana. Mi piacerebbe davvero tanto, e vi darò un'altra anticipazione. Sto scrivendo anche il libro, perché mi è stato proposto di farlo, e presto avremo un libro delle ricette di Shadira. Andiamo avanti. Come pensi che sarà il mondo tra 10 anni? Il mondo tra 10 anni sarà super tecnologico. Io spero anche che, oltre alla tecnologia, scopriranno anche la cura per le malattie bruttissime, perché non se ne può più davvero. E questo penso, lo spero più che altro. Gattini mi chiede: qual è il tuo rossetto preferito? Sì, siccome ce l'ho qua, perché ce l'ho sulle labbra, manco farla apposta. Io adoro il rossetto della mula. Non lo adoro perché resiste tanto, che sa, no, non resiste, si leva, ma lo adoro per il colore. È il Lady Mary 16, che è un matte rosso più aranciato, che mi fa impazzire. Il mio stile da pin up, ma ho anche altri rossetti. Adoro questa linea della Chanel, resiste tutto il giorno sulle labbra, anche il giorno dopo se non ve lo siete tolti la sera. Resiste esattamente fin quando non lo togliete, quindi immaginate, o potete tenere 2 giorni addosso. Però costa troppo, e magari uno non se lo può permettere. Costa sui 35 euro, quindi un sostituto, anche questo molto valido. Ho perso 2 unghie, non ci fate caso. E questo della Kiko, il Double Touch, che è buono, quasi 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 come questo. Andiamo avanti. È fatto buio. Cosa scegli tra gatto e cane? Quando ero piccola ho avuto una brutta esperienza con un gatto, quindi di conseguenza preferisco i cani. Maria mi chiede: che youtuber segui e se mia figlia parla rumeno? Rossella non parla rumeno, lo capisce ma non lo parla. Che youtuber seguo? Seguo le mie amiche, perché ogni volta che esce un loro video io vado a vederlo. Non sono molto accanita dei youtubers in generale, cioè non è che sto lì e dico: oddio, ha fatto il video tizio Caio, devo correre a vederlo. No, sono più così, vedo magari nei suggerimenti una cosa carina, vado a guardare. Magari guardo le ricette delle mie 2 amiche, bellissime, stupende ricette in pochi minuti e risate. Vabbè, vi lascerò nell'info box il link del loro canale. Poi che altro guardo? Guardo Nadia Tempest, non sempre, perché comunque non tutti i video possono piacerci, oppure potrebbe interessarci, quindi Nadia. Poi guardo Michael Spampinato, lo adoro, è un ragazzo che fa fitness, cose così. In generale, di solito io guardo i palestrati. L'occhio vuole la sua parte. Una ragazza, Elisa, mi chiede: hai mai pensato di lasciar perdere YouTube? No, perché io YouTube lo faccio esattamente per me stessa. A me mi rilassa, mi diverte, mi piace da morire fare YouTube. Non ho mai avuto queste crisi depressive in cui dico: oddio, mi ha lasciato il commento brutto, non faccio più YouTube. No, non me ne frega niente a me che lasciano il messaggio brutto, cancello il messaggio e chi si è visto si è visto. Non è che devo mangiare con quella gente a casa, quindi non me ne frega niente. E anche se non ho riscontro nelle visualizzazioni, non me ne frega niente. Io voglio fare YouTube perché mi piace. Se non mi diverto io, non potrò mai divertire chi mi guarda. Quindi non lo faccio con un
oddio, devo fare sta cosa perché me l'hanno chiesta, oddio, devo fare tante visite, non me ne frega niente. Le faccio bene, no? Tanto sapete benissimo che YouTube non te dà un cacchio. Andiamo avanti. Christine mi chiede: qual è stata la tua più brutta, qual è il tuo più brutto ricordo? Sicuramente la morte di mio fratello. Di cosa ti penti? Non mi pento di niente. Che è successo? Tutto a posto? Stai guardando lo spettacolo in diretta? Devi pagare! Sinceramente io non sono una che si pente della manina. Allora. Ah, mi stai pagando. Ciao! Ma voglio un bacio io. Non sono una che rimpiancia rimpianti. Quando sbagli, sbagli, e bisogna anche sbagliare per imparare. Se potessi cambiare qualcosa del tuo passato, cosa cambieresti? Assolutamente niente, va bene così. Anisia mi chiede: che lavoro fai? Allora, io sono un'infermiera. Oltre a essere un'infermiera, ho un master in alimentazione patologica, quindi oltre a fare l'infermiera aiuto le persone nell'educazione alimentare. Poi un'altra, Maria va, mi chiede: è stato difficile aiutare le persone a dimagrire? Le persone che ho seguito fino adesso sono state molto molto motivate, ho aiutato delle persone, sto continuando ad aiutarne altre, anzi saluto le mie ragazze, ciao ragazze, mi raccomando, vi controllo, e sono tutte bravissime, stanno perdendo peso tutte, alcune sono all'inizio, alcune hanno già iniziato da un bel po', i risultati si vedono su tutte, raga, è matematica, non c'è segreto, tanto dai, tanto elimini, quindi questo è il segreto, e soprattutto non si muore di fame. E che altro vi devo dire? Seguitemi su Instagram, Janina. Parmigiamo insieme, Janina Italian Style e in rumeno, quindi parmigiamo insieme. Andate nell'info box, trovate il link del mio blog dove posto tantissime ricette quasi tutti i giorni, non sempre però quasi tutti i giorni. E chi vuole essere seguito da me, 39 euro al mese. Chi vuole solo la dieta sempre personalizzata, 19 euro. E tutto qui. Spero che il video vi sia piaciuto, non dimenticate di lasciare un like e ci vediamo al prossimo video. Ciao!